Con Igor Protti parliamo di Milan-Napoli, chi arriva meglio a questa sfida? Ma in questo momento sembrerebbe il Napoli, che sembra aver superato un momento particolarmente complicato della stagione. E il Milan ha fatto una rincorsa veramente incredibile e straordinaria, si sta giocando molto, però fra le due squadre ovviamente, sinceramente penso che il Napoli abbia qualche possibilità in più di raggiungere il secondo posto e magari anche qualcosa in più. Non so se questo mio pronostico è condizionato un po' anche dal mio passato con la maglia del Napoli, quindi ovviamente c'è anche un legame affettivo, ma è anche ovviamente un mio augurio. Napoli ha già superato il momento critico, il Milan ha speso molto in queste ultime domeniche e può essere un campanello d'allarme il secondo tempo di Firenze, quando in vantaggio di due gol e con la superiorità numerica non è riuscito a portare a casa la vittoria? Beh, per il Milan è stata una grande occasione buttata via, perché in vantaggio di due gol e con un uomo in più era una partita da cercare di portare in qualche modo a casa. Però abbiamo già ricordato il campionato straordinario che ha fatto il Milan da un certo punto della stagione in poi, e quindi sbagliare un tempo credo che poi alla fine non sia neanche così grave, anche se quando si deve rincorrere così tanto poi sbagliare una partita può condizionare un po' questa rincorsa, mentre ad esempio, come dicevamo anche prima, il Napoli, pur avendo passato un periodo non particolarmente brillante, è sempre lì e magari anche con qualche punto di vantaggio. L'assenza di Balotelli quanto peserà per il Milan? Poteva essere una bella sfida quella tra Balotelli e Cavani? Sì, sarebbe stato bello vederli entrambi, però se vediamo quello che El Shaarawy ha fatto da quando è arrivato Balotelli, si può pensare che magari possa ritornare a fare gol. Non so quale sia il motivo, ovviamente per giudicarlo bisognerebbe vivere quotidianamente lo spogliatoio, ma non credo possa essere un caso il fatto che un giocatore come El Shaarawy, che ha fatto un inizio di stagione veramente eccellente, da quando è arrivato Balotelli ha trovato qualche difficoltà in più. Non so se è un fatto tattico e quindi di posizione in campo, oppure un fatto di personalità, del fatto di soffrire un giocatore come Balotelli, che sicuramente dal punto di vista della personalità non manca. Sini è un giocatore che ti piace, che quando è stato chiamato in causa comunque è riuscito a dire la sua? A me Pazzini è sempre piaciuto tanto, mi è capitato spesso di intervenire anche quando giocava a Firenze, era molto giovane e ha dovuto e sopportare il peso di sostituire un giocatore come Luca Toni non era assolutamente facile, però Pazzini è un giocatore con qualità incredibili, a mio avviso nel gioco aereo il giocatore italiano più bravo, ed è un centravanti che sinceramente io vorrei sempre nelle mie squadre. Un'ultima battuta su Mazzarri, te lo immagini anche il prossimo anno sulla panchina del Napoli e sarà in grado la squadra partenopea di competere ancora maggiormente per lo scudetto? Beh, intanto Mazzarri credo sia uno dei migliori allenatori al mondo, e anche qui non so se sono condizionato dal fatto che è stato il mio allenatore ed è una persona che stimo veramente tanto al di là del fatto tecnico, ma non so se rimarrà a Napoli, ma penso che se dovesse rimanere il Napoli potrebbe veramente puntare a qualcosa di molto importante, come ha cercato di fare anche quest'anno, e se non dovesse rimanere credo che probabilmente reputerà difficile riuscire a fare meglio di quello che ha fatto fino ad oggi, perché se a mio avviso Mazzarri vedrà la possibilità di fare qualcosa di meglio continuerà il suo lavoro a Napoli, altrimenti probabilmente cambierà.